Presidente della Giunta regionale ha partecipato il 31 marzo 2016 a questa riunione del gruppo istruttorio di impatto ambientale, della Commissione di impatto ambientale del Ministero sul master plan dell'aeroporto di Firenze. Il Presidente ha illustrato in quella sede il quadro complessivo degli interventi per la riqualificazione di tutta l'area della Piana Fiorentina, nella quale si inserisce l'aeroporto. Alla fine dell'audizione, come riportato dai giornali, il Presidente Rossi ha dichiarato che il contesto di pianificazione complessiva della zona è stata apprezzata e giudicata positivamente. Questa considerazione, da altri pareri orali che sono espressi da parte del gruppo istruttorio della Commissione di VIA, sono la base delle valutazioni politiche con le quali il Presidente della Giunta regionale ha considerato probabile un parere di VIA positivo, con prescrizioni, come avviene sempre negli interventi complessi come quello di cui è all'oggetto, da parte della Commissione stessa. Si tratta evidentemente di una valutazione e previsione politica che in nessun modo può considerarsi una rivelazione di un segreto d'ufficio. La Commissione di VIA e il Presidente della Giunta sono evidentemente consapevoli delle problematiche di impatto ambientale che l'intervento implica e di cui il parere positivo con condizioni e vincoli della Direzione Generale delle Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, citato dagli interroganti, è parte rilevante. Il Presidente Rossi ha semplicemente dato la disponibilità della Regione Toscana a guidare tale strumento di monitoraggio proprio in virtù della consapevolezza della delicatezza e importanza delle problematiche ambientali connesse alla realizzazione dell'intervento. All'attualità, per rispondere all'ultima domanda, non esiste un nuovo lago di Peretola. Il MIBAT e la Regione Toscana stanno elaborando per la loro trasmissione alla Commissione di VIA ministeriale linee guida prestazionali per il processo di rilocalizzazione dell'attuale lago, sulla base delle quali il proponente sarà tenuto a presentare, nel caso di pronuncia di compatibilità e in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di VIA, il progetto e la realizzazione prima dell'ablazione del bene. Quindi la nuova opera, nell'eventualità, verrà fatta prima che la vecchia venga in qualche modo dismessa. Sono profondamente deluso dall'assenza del presidente Rossi. Avrebbe dovuto essere lui presente in aula, vista la delicatezza dell'argomento e visto che gli avevamo posto questioni puntuali alle quali lui si è visto bene di non rispondere. Capisco il presidente Rossi e gli esprimo la mia solidarietà, che qua trova sempre più un terreno ostile per le sue politiche. Spesso i suoi compagni votano contrari al presidente stesso. C'è una guerra interna per la lotta alla segreteria nazionale, ma questo non deve influire sul buon governo della regione. È inammissibile che il presidente Rossi abbia fatto quelle dichiarazioni. Sono inaccettabili. Perché non possiamo essere governati da un presidente che ha una sindrome della dichiarazione facile. È inaccettabile. Che significa è un'opinione politica? Nel momento in cui c'è un procedimento di valutazione in corso, allora vogliamo influire sulla terzietà dell'organismo di valutazione? Oppure ci sono altre motivazioni, indicibili motivazioni, che qua non possono essere dette? Perché è gravissimo, è gravissimo. Come si fa a essere soddisfatti quando qua si dice tutto è il contrario di tutto? Per l'ennesima volta siamo alla smentita delle dichiarazioni stesse del Presidente. Prima dice, come dire,
a tutti gli organi di stampa annuncia che finalmente siamo arrivati all'iter conclusivo dell'aeroporto, ci siamo, la pista verrà realizzata, tutto a posto, poi andando a leggere le carte scopriamo l'esatto contrario. E mettiamo anche in dubbio il processo che ha portato a dare queste dichiarazioni, su quale fonti, su quale basi. E oggi abbiamo la smentita, su un'opinione politica. È inaccettabile la smentita sul fatto che non si sa quale sia la fonte, su un'opinione politica. Lui esprime una valutazione positiva alla conclusione dell'aeroporto basata sul nulla, quando andando a leggere le carte, l'aeroporto, la sua autorizzazione è condizionata alla realizzazione di un nuovo lago di Peretola, che ad oggi non si sa nemmeno dove è localizzato. Ma di cosa stiamo parlando? E allora è responsabile un presidente della giunta che fa quelle dichiarazioni? Io voglio un presidente che dica le cose vere e giuste, cosa che non è stata fatta.